Prima di iniziare il video vi ricordo di attivare la campanellina delle notifiche vicino all'iscrizione, così rimarrete aggiornati su ogni video che caricherò. Siamo con 5 scene inappropriate in cartoni per bambini. Vi lascio come sempre il link di Instagram in descrizione, se volete andate a followarmi e adesso direi di partire. SpongeBob. SpongeBob è un cartone che ha come protagonista la simpatica e a volte fastidiosa Spugnetta Gialla. Nell'episodio Gary fa un bagno, SpongeBob e il suo animale domestico Gary si erano travestiti da pirati per cercare un tesoro. SpongeBob trovò delle saponette e fece finta che fossero dei lingotti d'oro. Ad un certo punto, SpongeBob porge la saponetta a Dory, dicendogli di non farle cadere. Questo avvenimento dai bambini può essere interpretato come perdere i lingotti, e quindi di non perdere questi lingotti che hanno un valore, ma in realtà fa riferimento allo stupro in carcere. Infatti, in alcuni carceri, lasciando cadere la saponetta per terra, si dà il permesso ad un altro detenuto di avete capito. Questo episodio infatti fu bannato dal Regno Unito e dall'Australia. Shrek. Se avete visto il primo episodio di Shrek, sicuramente vi ricordate di Lord Farquaad, quel piccolo nanetto bastardo per intenderci. In una scena si vede Lord Farquaad sdraiato sul letto con un drink, intento a guardare attraverso lo specchio quale principessa fosse di suo gradimento. Quando comparì la foto di Fiona, Farquaad disse: "Ah, perfetta! Una scena innocua, no?" Se guardate bene le lenzuola, c'è un leggero rigonfiamento e Farquaad guarda sotto le coperte imbarazzato. Questa scena imbarazzante era un chiaro riferimento ad un'erezione. Si può notare che anche lo specchio era schifato. Mucca e Pollo. Questo cartone è stato creato in America e trasmesso dal 1997 al 1999 su Cartoon Network e Boing. In questo show sono presenti animali che si comportano da umani e hanno i genitori che sono umani, ma si vedono solo i piedi, non si sa per quale motivo. Inoltre, come se ciò non bastasse, come antagonista c'è un diavolo nudo, che è l'impersonificazione di Satana. Già di per sé questo cartone è di cattivo gusto, ma quando è andato in onda l'episodio Buffalo Girls si è decisamente passato il limite. In questo episodio si vedono dei motociclisti con dei cappelli con la testa di un bufalo entrare in casa dei protagonisti e immediatamente cominciano a masticare il tappeto. La mamma spiega ai protagonisti che loro sono i Buffalo Girls, cioè fanno un gioco che consiste nell'andare in case e mangiare il tappeto. In inglese, carpet muncher, cioè masticatori di tappeto, è un dispregiativo di lesbiche, riferito al sesso orale tra persone dello stesso sesso. L'episodio fu cancellato. Infatti si può trovare solo nei meandri di internet. La sirenetta. La sirenetta è uno dei classici Disney più famosi. Narra la storia di una sirenetta che si innamora di un principe. Un film innocente, insomma. Se non fosse che i creatori del film Disney si divertono a mettere messaggi subliminali nel loro film. Nella scena del matrimonio tra Ursula, travestita da donna, e il principe, si nota una chiara erezione da parte del vescovo officiante. Si vede che era felice di fare la messa. Forse un po' troppo. Questa scena di cattivo gusto fu poi eliminata nel 2006 con la versione rimasterizzata. Happy Feet. Guardate questi piccoli e teneri pinguini che cantano e ballano il tip-tap. Cosa ci potrebbe essere di così inappropriato? Beh, guardate questo pezzo e vi ricrederete. Gloria esce fuori dall'acqua. Dopo Mambo gli cade sopra, sbattendo da una parte all'altra. Agli occhi di un bambino questo può sembrare un semplice momento di cuffaggine del protagonista, ma i due pinguini stavano praticando una posizione del Kama Sutra. Come si può vedere nel filmato, infatti, stanno facendo diverse posizioni erotiche, non proprio adatte ad un film per famiglie. Non so cosa si siano fumati i creatori del film, ma di sicuro era qualcosa di pesante. Spero che il video vi sia piaciuto, se sì, lasciate like, noi ci vediamo al prossimo video, bella raga, da Fede!